Buongiorno, bentrovati, penso possiamo iniziare il nostro incontro. Vi ringrazio della presenza, nonostante un sabato pomeriggio quasi estivo vi vedo numerosi. Sto cercando di capire se avete un buon audio, perché comunque è ok, benissimo. Devo dire innanzitutto che, oltre a ringraziare i promotori per l'invito a nome personale e del Sole 24 Ore, non posso che esprimere anche un sincero apprezzamento per l'iniziativa che Fondazione Con il Sud ha avuto e che porta le loro esperienze, il loro DNA, il loro know-how in quello che, pur con mille difficoltà, resta il motore dell'economia nazionale, il cuore dell'economia del nostro paese, ossia la città di Milano. Non è una cosa nuova in sé, so che nel DNA di Fondazione Con il Sud c'è questa capacità di mettere in rete le proprie esperienze. Tra l'altro, se non vado errato, è dal 2011 che una volta all'anno c'è questo percorso in importanti città ad anni alterni al nord e al sud, e devo dire che questo è particolarmente importante al sesto anno di crisi, non dimentichiamo, perché tante volte nord e sud sembrano davvero mondi lontanissimi, invece se si cambia un po' l'approccio che magari anche noi, in questo devo fare anche un minimo autocritica come sistema di informazione, anche noi a volte nella narrazione della crisi tendiamo ad avere un po' dei luoghi comuni, però al netto di questo, se si punta dal basso verso l'alto, cioè se si esaminano i problemi con una prospettiva di base, cioè delle singole storie, partendo dalle storie per costruire progettualità, si vede poi che nord e sud non sono così lontani, non sono così diversi. Io alcune storie di Fondazione Con il Sud, alcune esperienze che loro hanno aiutato a crescere, ho avuto la fortuna di incrociarle come giornalista e credo che ci sia parecchio da imparare, sia come capacità di innovazione, non solo innovazione sociale, badate bene, anche sostenibilità economica, anche attenzione per l'ambiente, eccetera. Però il problema che tutti quanti conoscete meglio di me, ma anch'io non stanco poi di ricordarlo quando mi capitano occasioni come quella odierna, è che nel nostro paese è molto difficile fare economia di scala su queste best practice, nel senso che ci sono tante belle esperienze, tante storie anche vere di innovazione che tuttavia tendono a restare micro perché si fa fatica a comunicarle, a metterle appunto su un tavolo, su un terreno di crescita comune. Ecco perché sono molto contento che Fondazione Con il Sud prosegua e vada sempre alzando l'asticella della sfida in queste manifestazioni e soprattutto che quest'anno sia approdata a Milano, perché punto uno, come dicevo, insomma, è sempre un punto di riferimento importante per la crescita del paese, e punto due, come sapete, siamo alla vigilia di Expo e quindi questa progettualità, questa capacità di costruire innovazione adesso va declinata nel 2015 nel semestre di Expo e da fine 2015 in poi nel dopo Expo. Quindi l'obiettivo che noi oggi ci siamo dati, credo che sia un obiettivo molto alto, molto ambizioso, probabilmente riusciremo solo a fare alcuni flash, però è quello di immaginare come la società civile può approcciare Expo 2015, che cosa porta. Per fortuna abbiamo un panel molto articolato e molto specifico rispetto ai segmenti di contribuzione che possiamo avere dalla società civile, e poi fase 2, che cosa sarà il lascito della società civile per il dopo Expo alla città, al nostro paese, allo sviluppo sostenibile in generale. Come vedete il tema
è abbastanza largo. Io spero che riusciremo a stringere, facendo anche focus su esempi specifici, come del resto è un po' nella tradizione degli attori che sono qui al tavolo. L'unico problema serio che vedo è il tempo, che sempre tiranno, per cui chiedo fin d'ora ovviamente ai relatori che sono con me al tavolo, nei limiti del possibile, la massima concisione. Dopodiché partirei subito, magari con un flash un po' più di cornice, seguendo rigorosamente l'ordine che vedete anche da programma, con il dottor Simone Bertolino, che è ricercatore del consorzio Aster, consorzio, come sapete, diretto da Aldo Bonomi, che ha proprio la vocazione specifica all'esame dei nessi tra società e sviluppo del territorio. Quindi a lui chiederei un po' cosa la società civile può portare dentro ad Expo, in particolare con riferimento al ruolo del terzo settore, perché qui oggi di questo parliamo. Prego, dottore. Sì, grazie. Buongiorno e grazie dell'invito, in primo luogo. Ma allora, per rispondere, cercando di stare il più veloce possibile, tre cose. La prima, per ragionare di quale potrebbe essere, diciamo, il dopo Expo, l'eredità, e quale ruolo può avere il privato sociale, o comunque il sociale, dentro questa possibile eredità, ciò che sarà dopo, bisogna innanzitutto ragionare su un punto. Questo Expo di Milano, ma in realtà un po' tutti gli Expo dell'ultima fase, degli ultimi 15 anni, segna un po' una discontinuità culturale rispetto a quella che è la storia centenaria delle esposizioni. E cioè, qui non è più in gioco, diciamo così, come dire, la celebrazione delle sorti progressive dell'economia, dello sviluppo, della crescita, ma qui in gioco esattamente la centralità di un concetto importante, cioè il limite. E questo vuole dire, questo secondo me ci porta a fare tutta una serie di ragionamenti, li metto proprio in fila molto, molto velocemente. Primo punto, se il limite è al centro, io penso che per ragionare di quello che sarà l'eredità va ragionato che il limite non è solo il limite ambientale, ma è anche ad esempio il limite di sostenibilità sociale rispetto al modello di sviluppo che, tra l'altro, come dire, attraverso una fase di crisi come quella che viviamo da anni ormai. E quindi il concetto di sostenibilità, in un certo senso, o meglio, Expo avrà successo, sarà un'opportunità non sprecata e lascerà un'eredità culturale nella misura in cui ci costringerà tutti, costringerà il sociale, ma costringerà questo paese, la società, a ragionare di quello che sarà il proprio futuro, di come dire, un'occasione per rappresentarsi di quello che l'Italia sarà o vuole essere da qui, non al 2015 ma al 2030, e declinando il concetto di sostenibilità, ripeto, non solo in termini ambientali ma anche in termini sociali. E allora, seconda questione, un evento e il lascito che questo evento ha, secondo me dipende molto, e ce lo dice la storia delle esposizioni pregresse, dalla fase politica e dalle politiche in cui l'evento si inserisce. Cioè, se ci sono politiche, indirizzi delle istituzioni, della società civile, che vanno verso una riflessione matura su quello che è il modello di sviluppo, su quello che è la questione sociale oggi, su quello che è il legame tra il tema di Expo, il cibo, e la questione e le nuove forme con cui la questione sociale, il tema della povertà si pone, allora Expo avrà anche una legacy, cioè un'eredità positiva. Quindi non dipende soltanto dall'evento in sé, ma dal contesto in cui esso si esprime. Terza questione, allora, io penso che quindi l'occasione, e in un certo senso quello che a Milano si svolgerà nel 2015 con, per la prima volta dopo tanto tempo, il padiglione della società civile in Cascina Trivulzia, sia un'occasione nella misura in cui lì, ad esempio, si produrrà una riflessione, quei sei mesi saranno utilizzati per una riflessione grossa, collettiva,
su quello che è la questione del welfare, la questione del modello di sviluppo, la questione delle nuove povertà e come queste questioni si inseriscono in un discorso di, come dire, di sviluppo soprattutto legato alla città, al tema della città. Allora, non lo dico soltanto in riferimento a Milano, ma il XXI secolo sarà probabilmente il secolo delle grandi città, il secolo dell'urbanizzazione. E quelle che sono le nuove forme di povertà, le nuove forme di disagio sociale, i nuovi squilibri economici si esprimono, lo vediamo soprattutto nell'ambiente metropolitano. Allora, e questo ha molto a che fare col tema di Expo, col tema del cibo, perché parlare del cibo non vuol dire soltanto parlare, lo dicevo prima quando citavo il tema, la centralità del tema del limite, di scarsità o abbondanza, cioè di fame o di abbondanza nei paesi sviluppati. Ma dentro le città, dentro i nostri quartieri, dentro le società occidentali, il tema del cibo ci porta a ragionare soprattutto su società in cui è in atto un processo di polarizzazione sociale, di aumento delle disuguaglianze e in cui il cibo è un po' lo specchio di questa crescente povertà e crescente disuguaglianza. Cioè noi oggi abbiamo, lo vediamo nelle città americane, in cui la qualità del cibo è soprattutto un tema che ci dice quanto che divide le classi sociali. L'industrializzazione del cibo di scarsa qualità è un qualcosa che come dire, ha a che fare con soprattutto la povertà. Nelle grandi città i poveri vanno soprattutto nel cibo, consumano cibo low cost, vanno nei fast food. In un certo senso si è ribaltato lo schema tradizionale, cioè una volta si diceva il povero, adesso dico una battuta, ma il povero è magro, il ricco è l'immagine grassa. Oggi della persona ben pasciuta, cioè oggi questa immagine anche simbolicamente si è ribaltata. Cioè il tema dell'obesità, ad esempio, ha molte attinenze col tema della disuguaglianza sociale in questo senso. Allora, e vengo e chiudo. Secondo me, dico due cose, una in base all'esperienza che noi abbiamo come Aster. Noi abbiamo lavorato in due occasioni sul tema Expo come diciamo, accompagnatori della società. Uno su Milano, quando 2 anni fa facevo una serie di tavoli anche col privato sociale milanese. E la cosa interessante era che rispetto ad esempio alla posizione che avevano le rappresentanze economiche, le imprese e le istituzioni, il privato sociale è stato l'unico, già allora 2 anni fa, che poneva da subito il problema del dopo, cioè di quale sarà l'ascito culturale, di quale può essere il lascito di Expo, di questa manifestazione, sui temi della coesione sociale e delle nuove povertà. Seconda osservazione, noi oggi accompagniamo Expo nella relazione coi territori, per quanto riguarda Padiglione Italia, cioè il padiglione in cui si rappresenteranno le regioni, i territori italiani. Una delle cose più interessanti da notare è che abbiamo trovato è che c'è molto più interesse rispetto ai temi, al tema centrale, quindi alle questioni culturali nei territori, in periferia, rispetto a quanto se ne possa riscontrare in un certo senso al centro, nella città. E questo è un elemento molto interessante, cioè Expo sta attivando una serie di energie non solo nei soggetti del privato sociale sui territori, ma anche delle rappresentanze, in modo che ciascun territorio, i soggetti stanno pensando come rappresentarsi, a come ripensare il loro modello di sviluppo, l'economia sociale sul territorio a Milano. Cioè stanno cercando, c'è un grosso tentativo di trovare un contatto con la società, con la fiera, per cercare di portare le proprie questioni, i propri temi qui a Milano. Quindi c'è molto come dire, capacità e volontà di autorappresentarsi, di attività culturale più in periferia che al centro. E ultimissima cosa, chiudo. Secondo me un aspetto interessante, legato soprattutto a Cascina Trivulzio e al ruolo del terzo settore, potrebbe essere questo. A fine Ottocento, nel 1889, l'Expo di Parigi, quello della Tour Eiffel, ebbe già un precedente storico rispetto all'Expo di Milano 2015. Cioè già allora si costituì il padiglione del sociale.
cioè in quella fase di espansione dell'economia, ma anche di crescita della questione sociale, della consapevolezza anche delle classi popolari, il padiglione sociale mise in rappresentazione la questione sociale, cioè come cresceva la questione della povertà, ma come cresceva anche la coscienza sociale dei movimenti su questo tema. Se noi riuscissimo in questo Expo a fare un'operazione simile, e l'ascito di quel padiglione fu il Musée Social, che in Francia fu un organismo che nei 60 anni successivi ebbe un grande ruolo nel definire e influenzare le politiche di welfare in Francia, beh, secondo me se ragionassimo di questo, di come iniziativa in quei 6 mesi, potrebbe essere un elemento interessante. Grazie. Sarebbe proprio bello, basterebbe anche solo avere il lascito che seppe dare l'Expo milanese di inizio Novecento, che poi fu, diciamo, la base di molte politiche sociali nell'età giolittiana. Mi piacerebbe, non so se ne avremo il tempo, ma mi piacerebbe ritornare su questa nuova declinazione dei paradigmi di povertà, perché effettivamente, no, anche attraverso la rilettura di questi che sono in gran parte insomma concetti invertiti rispetto a quelli classici, storici, si può cercare di interpretare la situazione e quindi di intervenire su questi fenomeni di nuova povertà.